Ciao Cicci, bentornati sul canale. Oggi sono qua per farvi un video un po' particolare, ma anche abbastanza rapido. Come molti di voi sapranno, tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, in Giappone sono stati rilasciati tantissimi set promozionali di carte Pokémon con varie metodologie e dinamiche. Tra questi spunta anche il set vending, ovvero questo set di carte unnumbered promo, che venivano distribuite tramite distributori automatici e che il distributore sputava dei fogli. Questi fogli contenevano tre carte, tre o quattro carte, che poi dovevano essere sbucciate dal giocatore via dalla pagina. I set vending non sono gli unici set promozionali Pokémon che appunto avevano questa dinamica, questo tipo di distribuzione. Infatti abbiamo anche altri esempi. E nello specifico oggi sono qui con questo Cleffa Korokoro, quindi distribuito all'interno della rivista Korokoro, che è una rivista giapponese per ragazzini. E anche questo, esattamente come il vending set, è stata distribuita tramite cartoncino. Quindi questo è il retro della carta e la carta va sbucciata fuori dal cartoncino. Siccome mi è appena arrivata, appunto, è ancora unpeeled, volevo sbucciarla insieme a voi per farvi sentire il rumore, ma soprattutto per farvi vedere qual è la tecnica più semplice e più sicura per sbucciare le carte, sia che siano promo di Korokoro, sia che siano vending set, dal loro cartoncino senza rovinarle. E niente, ora che abbiamo sbucciato il nostro Cleffa promo, tutto quello che ci rimane è questo cartoncino vuoto che non ci serve più. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e fatemi sapere nei commenti sotto qual è la vostra esperienza a sbucciare carte promo giapponesi. Vi lascio un video in sovraimpressione dal canale e, come al solito, siete i benvenuti ad iscrivervi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Cicci!